difficulty. Faith, should I take a leap? Taste what a bitter sweet. All my life. Let me face my fears. Oh, let me face my fears. Finalmente, eccoci, siamo arrivati al tanto atteso verdetto finale sulla serie di Kingdom Hearts. Sento quasi che questa mia opinione possa dettare le sorti di alcune mie amicizie, un po' come lo fanno i più 4 di uno. Cercherò quindi di essere il più chiaro possibile nella mia descrizione e di scegliere con cura le parole da utilizzare, così da evitare eventuali fraintendimenti. Cominciamo. Sentivo spesso parlare di Kingdom Hearts tra i miei amici, molti ne erano e ne sono tuttora fan. Non riuscivo però a capacitarmi di come quello che per me sembrava un semplice gioco Disney potesse avere una presa così potente nei loro confronti. E con il tempo il mio pregiudizio, o meglio il mio non giudizio, si stava facendo pesante, aumentava sempre di più. E così di pari passo anche la mia consapevolezza che proprio quel pregiudizio non fosse basato su alcun fondamento concreto. Perché in realtà io Kingdom Hearts non l'avevo mai giocato. Decisi di cominciare da dove chiunque avrebbe cominciato, ovvero da Kingdom Hearts 3. Fu un tentativo effimero, sono sincero. Mi fermai a Crepuscopoli, se non sbaglio. E circa 2 anni dopo decido di ricominciare la serie come si deve, così da poterne capire la storia, le dinamiche, i sotterfugi, le metafore. E niente. Risulta solo che il primo Kingdom Hearts mi abbia confuso più del terzo. Andiamo per ordine. Vorrei poter andare da capitolo in capitolo, ma molte cose si universalizzano e non le ripeterò nuovamente, quindi salvo alcuni casi rari. Questo è quanto. Il primo grande ostacolo con Kingdom Hearts furono i tempi di regia. Davvero ragazzi, le cutscene erano molto lente e i dialoghi sembravano dover spiegare dei concetti così semplici in maniera così ripetitiva e didascalica. Letteralmente quando Sora diceva una cosa, Paperino e Pippo ripetevano sistematicamente la loro frase, la propria frase, con tanto di tempo e distanza fra l'uno e l'altro, sottraendo profondità a questi tempi già morti che io volevo soltanto skippare. Ma non potevo perché volevo capire la storia, la metafora, e in un qualsiasi momento sarei stato obbligato a ripescarmi un gameplay su YouTube qualora mi fossi inavvertitamente perso qualcosa di importante. E qui adesso devo fare 2 precisazioni. 1. Lungo tutta la saga sono stato accompagnato dalla mia ragazza, fan della serie, che con tanta pazienza mi ha guidato e salvato da un'altrimenti assicurata degenerazione di salute mentale, spiegandomi nei dettagli ogni passaggio laddove io non comprendessi. E 2. Kingdom Hearts, in particolare il primo, ha delle sessioni di esplorazione molto libere, troppo libere, e scoprire come procedere nella storia diventa l'opposto dell'intuitivo, soprattutto perché non vi è alcuna mappa né indicatore a schermo. Quindi o vedi tutte le cutscene o parli con tutti gli NPC finché non capisci dove devi andare e cosa devi fare. Adesso stendo, do le mie opinioni su Kingdom Hearts 1 e poi la post riflessione che diciamo ne è derivata. In 2 parole, a mio parere, Kingdom Hearts ha un gameplay noioso, con particolare riguardo alle boss battle, che riescono a rendere Ade il peggiore dei boss, anche se devo dire stiloso con quel balletto a inizio scontro e lo sguardo morto, avete capito quella cosa con le braccia. E Riku, posseduto, Riku insomma posseduto da Hansem, uno dei più semplici ma al tempo stesso uno dei più divertenti boss della serie. E non scherzo quando vi dico che il suo moveset, cioè l'affondo in avanti con la spada e le sue voice lines così simili, mi hanno rievocato la prima battaglia di Dante contro Vergil in Devil May Cry 3. E dico rievocato perché ho giocato prima quello, non per altri motivi. Per quanto riguarda la storia, devo dire che, come spiegare, i Kingdom Hearts principali sono i peggiori. Davvero, i Kingdom Hearts 1, 2, 3 sono secondo me un tentativo mancato di raccontare un grande puzzle intrinseco di misteri e subordinate vicende di cui non capiamo la ragione né sul momento né a posteriori, salvo per alcune parti del terzo capitolo di Kingdom Hearts 3. Da non sottovalutare che i grandi frammenti di trama sono una piccola percentuale di questo continuo girovagare per i mondi Disney alla ricerca di non si sa cosa perché non ti dice cosa fare fino al 3.
Durante Kingdom Hearts 1, giocato a normale, ci sono due scontri che ho trovato particolarmente ostili. E da qui la mia opinione stava cominciando a prendere forma. Finito il gioco, ho molte domande alla mano e una gran confusione in testa e mi ci vogliono diversi giorni per formulare quello che sto pensando effettivamente nella mia mente. La mia opinione per la prima volta nella mia vita si dimostra dicotomizzata, cioè fatta a metà. O meglio, la mia opinione era relativa. Perché il ritmo di narrazione, le ambientazioni e i personaggi Disney, con tutte le loro grandi utopie di emozioni fiabesche, sembravano voler strizzare l'occhio a un pubblico di bambini. E così infatti mi fu confermato dai miei amici fan, ovvero Kingdom Hearts 1 era un tentativo autoconclusivo, anche se per me è stato tutt'altro che tale, per via di vari accordi sul copyright che la Disney aveva messo in atto, e quindi la possibilità di dover chiudere bottega in caso di insuccesso era sempre dietro l'angolo per Nomura e il team di sviluppo. Ecco quindi che il mio pensiero, la mia opinione, si articola di conseguenza. Abbiamo detto che è relativa. Quindi relativa a cosa? Relativa a questo fatto. Cioè, 1. Se Kingdom Hearts è un gioco per bambini, ritiro ogni elemento del gioco finora criticato aspramente, in quanto contestualizzato in funzione del suo potenziale target, cioè i bambini. 2 però, se Kingdom Hearts è un gioco anche per adulti, sappiate che questi adulti si sono già rotti i coglioni al primo mondo per via degli stessi elementi di gioco finora aspramente criticati. Può essere che io sia molto impaziente di mio, no? Sia molto impaziente rispetto a un adulto medio, possiamo dire. Ma ciononostante, bambini e adulti hanno approcci di analisi e livelli di comprensione diversi, sia sul piano metaforico che quello semantico e didascalico. Più avanti spiegherò nel dettaglio questo difetto puramente registico e di sceneggiatura, con degli esempi e delle comparazioni con altri giochi, sia sul piano narrativo che di lore effettivamente, perché di lore ce n'è tanta. Perché alla fine la storia di Kingdom Hearts non è altro che una grande metafora della lotta tra il bene e il male. Della lotta tra il bene e il male in noi stessi, dell'accettazione dei nostri lati più scuri e del risveglio della nostra volontà di agire per il nostro bene e quello di chi ci circonda. Nulla toglie che sia però scritta coi piedi, quindi questo rimane, piccolo appunto. Ora, quindi, Kingdom Hearts, alla fine, ti è piaciuto? Per niente. Buchi di trame, paradossi irrisolti, come per esempio, più avanti vedremo come fa Rico a teletrasportarsi dal mondo dell'oscurità a Castle Oblivion, non si sa. E soprattutto perché nessuno aggiorna Sora dopo che è stato resettato in Kingdom Hearts 2, non lo so. Però stiamo parlando di Kingdom Hearts 1 e quindi non mi è piaciuto perché gameplay ripetitivo e a tratti noioso, buchi di trama e paradossi irrisolti. E molti soprattutto hanno difeso il gameplay dicendo che il titolo ha questi problemi perché è del 2002. Però questa cazzata non mi ha mai convinto perché A. Erano anni d'oro per altre case di produzione e B. Come mi è sempre stato detto, i giapponesi non sanno programmare e a quanto pare neanche scrivere una sceneggiatura decente adesso. GG Nomura comunque. Ma lasciando stare i dettagli che potrebbero anche essere dovuti alla mia disattenzione momentanea, c'è da riconoscere che molte cose della serie non sono state a genio proprio a tutti, neanche ai fan stessi. Una tra tante è il paradosso temporale che vedremo nei capitoli successivi, nei capitoli 3 e Remind, ma che sinceramente da bravo Bastian Contrario quale sono, ho apprezzato appieno. Principalmente perché esplorano una nuova complessità cronologica di causa-effetto, obbligatoriamente tale perché sottostante le leggi della logica, salvo alcune eccezioni. Young Xehanort, Anthem non Anthem. Vabbè. Ritornando al discorso dei i principali Kingdom Hearts sono i peggiori, è purtroppo vero che i capitoli portanti della saga si pongono uno standard troppo alto, uno standard che non riescono a rispettare. Mentre i capitoli secondari, come Chain of Memories, 358 e soprattutto Birth by Sleep, riescono nella loro semplicità ad essere diretti senza rimandare a qualcos'altro, a qualcosa di oltre. Questo probabilmente perché per ogni Kingdom Hearts principale ce ne vogliono due o tre per spiegare cose che altrimenti rimangono irrisolte e controbilanciare l'equazione del caos registico. Ecco come l'individualità dei capitoli secondari risulti molto più funzionale sia sul piano narrativo che quello tecnico, ormai consolidato però dalle esperienze precedenti di gioco. Kingdom Hearts 2. Osannato dai miei amici, mi aspettavo una rivoluzione. Ed effettivamente è stato così, ma solo a livello di gameplay, o meglio. Il capitolo non mi ha lasciato quasi nulla se non altra confusione, salvo per il suo prologo con Roxas. Soprattutto quando avviene la battaglia interna tra Sora e Roxas, lo spettatore non riceve nessun indizio che prepari il terreno ad un'ipotetica ribellione da parte di Roxas per tutta l'intera durata del gioco, che tengo a sottolineare che si aggiri sulle 30 ore per capitolo.
All'improvviso ci si ritrova ad essere Sora, a combattere una parte di sé che per quanto ne sappiamo finora non ha alcun motivo di essere così ostile. Ma questo ovviamente lo si capisce solo con 358 e in realtà non è neanche così logico, non è neanche così motivato, ma it's ok perché va bene così. Dopo Rico che fa Dragon Ball alla fine mi sta bene tutto, cioè il teleport, Castle Oblivion, ma sì dai, perché no. La cosa più importante di Kingdom Hearts 2 però è che mi ha dato la consapevolezza del fatto che il target di Nomura non può essere quello dei bambini. Perché certe metafore, vedete, sono troppo profonde e in alcuni casi neanche comprensibili sul momento. Quindi la mia opinione su Kingdom Hearts 1 e 2, Kingdom Hearts in generale diciamo, si trasforma in qualcosa del tipo wow, provate a fare qualcosa di potenzialmente figo, ma scegliete di continuare con la Disney per fare un ibrido che un po' stona, attira i bambini e vi fattura 4 volte i soldi che vi sareste fatti altrimenti. Kingdom Hearts 3, facciamo un piccolo recap prima. Sì, finisce già qui Kingdom Hearts 2, sti cazzi. Ora, il primo e il secondo capitolo li ho quasi bidonati. Tutti i personaggi non sembrano avere un reale movente né personalità propria. Kairi la prima fra tutte, e fino alla fine, devo dire. Eccetto per il mistico Roxas, ok? Che però viene curato veramente poco fino a 358. Ora, abbiamo, quindi, i capitoli di mezzo prima di arrivare a Kingdom Hearts 3, che sono Chain of Memories, che risolve in modo piuttosto lineare molti dubbi provenienti dal primo capitolo, tranne Rigo che si teletrasporta, what the fuck, e ci introduce anche all'organizzazione 13. Il gameplay mi ha fatto veramente vomitare però. Kingdom Hearts 358, che è a mio parere uno dei migliori di tutta la saga. Parlo dal punto di vista principalmente narrativo, perché è uno dei pochi che ci dà il tempo di affezionarci ai personaggi e quindi empatizzare con loro, legare se volete. Così deve vivere la storia a un livello di immersività decisamente maggiore. Roxas viene finalmente ripreso nonostante il gioco sia uscito 4 anni dopo Kingdom Hearts 2 e gli viene dato lo spessore psicologico che si merita, più o meno. Le circostanze lasciano sempre il tempo che trovano, insomma. Ciononostante, già da Chain of Memories il personaggio a cui mi ero affezionato personalmente era Axel, perché finalmente un personaggio a tutto tondo ci viene mostrato, non solo un semplice stereotipo con le linee guida da seguire. Axel è un membro dell'organizzazione 13 che comincia sin da subito a presentarsi come ambiguo, che è un personaggio che ragiona con la propria testa e con il proprio, appunto, pensiero laterale. Ed insieme a Rico, il quale non sceglie di schierarsi né con il bene né con il male, più o meno, Axel è uno dei migliori personaggi di Kingdom Hearts, secondo me, perché subisce un'evoluzione in un certo senso innaturale, che lo porta a provare emozioni vere e a rivoluzionare il suo intero piano, le sue intere credenze etiche e morali. Perché, vedete, al di là del fatto che riesca a piangere senza neanche avere un cuore, è effettivamente il primo a raccontarci come il suo legame di amicizia con Roxas si sia costituito, e per questo lo percepiamo come reale. Non è un Sora che salva gli amici perché sì, dai, gli amici sono la mia forza. E, dato che Axel ci viene raccontato con una certa regolarità di dettagli e una certa, diciamo, quotidianità, se vogliamo, la sua figura ci avvolge e ci porta a sperimentare in prima persona l'amicizia che tanto lo legherà sia a Roxas che a Shion fino a Kingdom Hearts 3. Birth by Sleep, forse è il più lineare Kingdom Hearts che io abbia giocato finora. Nonostante ci vengano proposte tre ottiche cronologiche e punti di vista diversi della stessa storia, il tutto si intreccia piuttosto bene. E il gameplay, specialmente le lame angeliche di Ventus, mamma mia, è il più divertente finora, che viene comunque riportato infatti anche sull'ultimo Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3, e nonostante alcune rivisitazioni, diciamo, con qualche differenza. Adesso, Kingdom Hearts 3. Il gameplay è ricco, cioè proprio è pieno di una spettacolarizzazione visiva, effetti speciali assurdi, obiettivi ben precisi e regia dei dialoghi molto più curata. Si nota di molto, insomma, il salto di qualità, specialmente nella drammaticità degli stadi finali. Ciononostante, ciò che pecca è sempre la solita formula, cioè mondi Disney da seguire, che stavolta sono troppo lunghi e dispersivi, per poter sbirciare ogni tanto in quella bellissima trama di fondo, cioè la lotta tra la luce e l'oscurità, e i complotti dell'organizzazione 13 per accedere al Kingdom Hearts. Del resto, non ce ne frega niente in realtà. I mondi Disney non danno nessun effettivo contributo alla trama principale. Piccolo punto in più però per Xehanort, che da villano cliché si svela avere solo buona intenzione, ma con i mezzi sbagliati. Alla fine è più profondo del previsto, come personaggio, anche se non abbastanza secondo me. L'armatura è figa però. Insomma,
Dopo aver seguito in ordine anche Union Cross e tutti quelli che precedono Kingdom Hearts 3, dopo aver finito Kingdom Hearts 3 stesso, Remind, eccetera eccetera, mi rimangono solo Dark Road e Melody of Memories. Ora, nel momento in cui ho scritto questo testo, la sera stessa ho visto entrambi, sia Melody of Memories che Dark Road, i quali a mio parere non danno quasi nulla, se non un minimo di spessore più a Xehanort in Dark Road, anche se da origine ha molti più dubbi di quanto previsto, soprattutto riguardo alle quattro tombe che si vedono alla fine del primo capitolo, e soprattutto il motivo per il quale Xehanort si sente responsabile di tutto ciò. Ciononostante, invece, Melody of Memories, secondo me, è quasi inutile, perché l'unica cosa che riusciamo a comprendere è che una volta che Sora, diciamo, è andato via, gli altri se ne sono accorti e riescono a capire che si trova in un mondo fittizio. Però, una volta fatto ciò, la domanda finale è: ti sei affezionato alla saga? Cioè, ti ha rapito Kingdom Hearts? Ti ha fatto un suo fan? Ti andrai a cercare magari i dettagli di lore nella wiki? Beh, se Kingdom Hearts è riuscito a rapirmi o meno è una domanda un po' particolare, che può essere approcciata in diversi modi, probabilmente, ma io personalmente tendo a rilanciare con una risposta ibrida, un misto di principi e istinto, se vogliamo. Come anticipato, la mia più grande critica alla saga non è volta alla trama, che per quanto ridondante possa essere nel mondo dell'intrattenimento multimediale e non, alla fine si fa pure piacere. Ci sono però molti espedienti narrativi che ci tengono incollati per saperne di più, uno tra i tanti: chi è il maestro dei maestri, oppure cosa c'è nella scatola, eccetera eccetera. A mio parere però una storia così dispersiva ha già gettato le sorti per un tipo di community che vuole avere, cioè persone pazienti, molto pazienti, ma soprattutto sensibili. Perché tutta la tematica attorno alla storia principale viene presentata in un modo utopico e totalmente fuori dagli schemi del mondo reale. Come già detto, è quasi fiabesco. Ma la vera domanda sarebbe: è legittimo dover approfondire 2-3 capitoli secondari per poter comprendere e apprezzare anche solo un passaggio, per quanto cruciale possa essere al ciclo narrativo principale, con tanto di wiki e video, diciamo, esplicativi? Un po' come film Marvel, diciamo, non ho intenzione di dover guardare tutti i film per poter cominciare Civil War o ancora peggio Infinity War, o Guardiani della Galassia che sia. Non è una manovra che mi piace, ecco. Questo è totalmente soggettivo però, ed è comprensibile come dall'altro lato possa essere apprezzabile che ci siano tanti tasselli in questo grande puzzle e che come questi vadano incastrandosi in modo risolutivo, anche se abbastanza contorto. Per esempio, Union Cross stesso, il primo dei veri Kingdom Hearts in ordine cronologico, è difficile da capire e seguire. È molto, è macchinoso, ma spiega molte cose. Di nuovo, è tutto relativo. Da un punto di vista oggettivo, il marketing di Kingdom Hearts fa leva sui mondi Disney e di Final Fantasy. E questo grande calderone riesce ad essere tutto e niente al tempo stesso. E forse questo è il problema più grande che ho con la saga intera. Non riuscire a trovare un'aura propria, il fatto che non riesca a trovare un'aura propria su nessun piano, nonostante ci dia molto, diciamo, da avventare, per così dire. Ad ogni modo, rispondendo alla prima domanda, ci sono diversi modi per poter articolare e complicare una trama, con numerosi colpi di scena che alla fine riescono a veicolare un messaggio ben preciso. Ho detto che volevo fare delle comparazioni ed eccomi qua. Riporto un gioco che ormai tutti sanno essere tra i miei classici, ovvero Prince of Persia. Comunque, la trilogia di P.O.P., la facciamo semplice. La trilogia di P.O.P. potrebbe essere considerata un Kingdom Hearts più semplice, in termini narrativo-pedagogici, se vogliamo dire. Ovvero entrambi cominciano con un capitolo autoconclusivo, o almeno Kingdom Hearts ci prova, ci introducono la dinamica e la complessità di un insieme di piani temporali e cerca di mantenere alta l'attenzione circa le scelte etiche tra il bene e il male. Prince of Persia ci riesce, però, perché ogni capitolo è effettivamente autoconclusivo e si ferma a spiegare ogni dettaglio anche nel momento più difficile. Brevemente, P.O.P. Le Sabbie del Tempo è la classica favola del principe che salva la principessa e rimedia ai suoi errori, imparando a controllare la sua arroganza. Prince of Persia 2 Spirito Guerriero riprende la favola del primo capitolo, introducendo il concetto di causa-effetto. Il principe che ha alterato la linea temporale nel primo capitolo
è adesso cacciato dal guardiano del tempo che lo insegue. Il gameplay migliora e la trama diventa veramente complessa da seguire. Tante linee temporali si intrecciano e molti avanti e indietro che confonderebbero chiunque ci si mostrano in un modo piuttosto limpido però. Ciononostante il principe stesso fa da narratore e il finale può essere più che autoconclusivo, eccetto per i post-credits. P.O.P. I due troni, invece, è il terzo capitolo, ci mette infine in contatto con il lato oscuro del principe, quello che abbiamo visto negli after credits. Attraverso un viaggio esteriore volto a salvare la città di origine del principe e un viaggio interiore per combattere la sua oscurità. Il gameplay si divide quindi in due, tra luce e ombra, ma soprattutto alla fine della storia comprendiamo che c'è una grande morale unica che fa da nesso, da filo conduttore a tutti e tre i capitoli della saga. Ovvero, non importa quanto il principe intervenisse sulla linea logico-temporale, perché la morale di P.O.P. è che le nostre scelte hanno delle conseguenze che dobbiamo accettare, e che non ci sarà mai nulla che potrà rettificare il nostro operato una volta affermatosi, in quanto manifestazione della nostra volontà. Accettare, imparare e andare oltre gli errori delle nostre scelte. Ecco cosa vuole dirci Prince of Persia. Prince of Persia, cazzo. Paradossalmente andare indietro nel tempo per rimediare i propri errori è tutto ciò che il principe fa sin dal primo capitolo, ed è ciò che non avrebbe mai dovuto fare. Ma ci sono voluti tre capitoli per insegnarci ed è stato un grande viaggio. Ecco però che di contro, ricapitolando, Kingdom Hearts si fa seguire a fatica. Alla fine è una sorta di recensione e opinione del tutto personale, ma vi assicuro che il mio approccio alla saga è stato del tutto neutrale, anche se frustrante. Con l'uscita di Kingdom Hearts 4, o meglio, l'annunciazione di Kingdom Hearts 4, potrei riprendere gli ultimi Kingdom Hearts che mi rimangono, anzi che già ho visto, ma la mia intenzione è quella di seguire esclusivamente la storia dell'organizzazione e la metafora etica della lotta tra il bene e il male. In altre parole, se dovesse spuntarmi un unico video che mi faccia un mega riassuntone di Kingdom Hearts, lo guarderei volentieri, ma non sono sicuro che giocherò il quarto capitolo come ho giocato gli altri. Non lo seguirò allo stesso modo, specialmente dato che le premesse sono quelle di rifarsi a Union Cross, a Dark Road e a molta altra lore con cui non riesco più a tenere il passo. Ma tutto è in movimento e magari cambierò nuovamente idea, chi lo sa. Per il momento è tutto e vi ringrazio per avermi ascoltato.